cercherò un attimino di inquadrare la tematica. Devo fare due premesse, quindi. La prima è, visto che hai anche ricordato i miei primitivi incarichi universitari qui a Milano, quello che era un po' il lascito principale della cosiddetta scuola economica italiana, da cui sostanzialmente provengo, la quale si differenzia da altre scuole, pur avvicinandosi molto a quella svedese, per il fatto che ritiene più importante la comprensione della realtà economica, e non solo economica ovviamente, piuttosto che la costruzione di un modello teorico di riferimento. A proposito, raccontavo sempre ai miei studenti, che ho un pochino abbandonato perché, come Gabriella sa, mi ero stufato che venissero a lezione solo per l'esame, e ho preferito quindi dedicarmi a occasioni come questa, dove mi capita più spesso di trovare, diciamo così, degli allievi, dei cultori, delle persone interessate con cui approfondire le problematiche varie, eccetera, eccetera. Questo aneddoto. Allora c'era uno dei nostri caposcuola, che è il famoso Gusciani Turroni, che dialogava niente meno che col suo maestro Maffeo Pantaleoni. Gusciani Turroni, per la cronaca, è stato anche il maestro del mio maestro Federico Caffè, mentre Maffeo Pantaleoni era lì novese, quindi questo abbiamo ricostruito tutta la scuola economica italiana. Qual è la peculiarità, appunto, secondo questo aneddoto che adesso vi racconto? Che praticamente, mentre Gusciani Turroni stava spiegando una nuova teoria fiscale al maestro, il maestro lo ridava in fretta, batteva col suo bastoncino per terra. A un certo punto l'allievo fa: scusa, sto cercando di spiegare questa teoria, perché non mi ascolti? No, ti ascolto, stai raccontandomi una teoria interessante, buona, valida, però vedi, di teorie buone e valide come quella che mi stai raccontando tu ce ne sono tante quanti San Pietrini di Roma. Capire come funziona l'economia, questo è il nostro compito, questo è difficile. E questa è la prima premessa. La seconda premessa, che discende dalla precedente, riguarda il fatto che, conseguentemente, dell'economia si possono dare letture, interpretazioni e valutazioni anche operative, cioè di politica economica, diverse. Non ce n'è una sola, dipende dalle scelte. Questa cosa è stata chiara fino alla fine degli anni 70. Poi, improvvisamente, nel giro di pochissimo tempo, si è invece ritenuto che di economia ce ne potesse essere una e una sola, quella di matrice liberista, e che conseguentemente anche la politica non avesse più senso. Ma a mio modo di vedere non avrebbe senso neanche l'etica, perché se non siamo liberi di scegliere, perché qual è il problema? Dobbiamo fare quello e solo quello, non c'è più un problema di etica. Si pone un problema di etica nei confronti del leone perché si mangia la gazzella, perché il leone non è vegetariano, non si pone questo problema. Si può fare l'etica dei leoni perché si mangiano le gazzelle? I leoni si mangiano le gazzelle perché i leoni si possono solo mangiare le gazzelle, fino a prova contraria. Quando poi uno mi porta il leone che è diventato vegetariano, allora potrò porre il problema. Quindi nell'economia, ripeto, non ci sono infinite scelte, perché ci sono dei limiti, dei vincoli, delle difficoltà, delle problematiche, delle strozzature, eccetera, eccetera. Però possiamo scegliere tra economie umane e economie disumane, tanto per essere generici. Non è vero che dobbiamo fare per forza un'economia disumana, un'economia che ci porta al baratro, un'economia che non ci va bene, un'economia che non dà speranze ai giovani, che non tutela niente. Quindi questa era la seconda premessa. Ci ho detto. Il punto è che la sinistra ha perso completamente il senso di quanto è accaduto in Italia negli ultimi anni. Tant'è vero che oggi quello che possiamo definire un partito di sinistra, che è il Partito Democratico, o almeno la gente che ritiene che sia un partito di sinistra, è il principale collaborazionista dei poteri finanziari internazionali che stanno smantellando il nostro paese. Ora, il punto qual è? Cos'è successo? I nostri padri costituenti, ed è bellissimo il richiamo che fa sempre Felice Besosti la Costituzione, già nel 1947, durante i verbali, avevano chiarissimo un fatto, che la crisi economica che aveva portato alla Seconda Guerra Mondiale
era la causa della stessa guerra mondiale, ed era lei stessa la causa dell'avvento di fascismo e nazismo, che erano semplicemente le risposte al modello economico neoliberista che oggi purtroppo si è riaffermato nel nostro paese, malgrado e in tutta Europa e nel mondo addirittura, malgrado la nostra carta costituzionale avesse un modello economico che è completamente opposto a questo meccanismo. L'Europa è il paradiso del libero mercato in nome di un'ideologia che ritiene in maniera assurda e completamente priva di senso, di logica, folle, che il mercato lasciato libero a se stesso conduce alla massima e la più corretta redistribuzione di risorse. Questo è un fatto assolutamente falso, come è falso che a Monopoli si possa finire in pareggio. Un mercato lasciato libero a se stesso conduce semplicemente all'accentramento del potere su un competitor che vince sugli altri. Per questo il modello costituzionale prevedeva un'iniziativa privata libera, perché si riconosceva la funzione dell'egoismo come motore propulsivo dell'iniziativa e quindi come motore importante di sviluppo, ma sempre necessariamente bloccato laddove questo egoismo andasse contro il pubblico interesse. Quindi si riconosceva la funzione sociale della proprietà, si riconoscevano limiti alla proprietà per evitare grossi accentramenti di capitale che a un certo punto, anche se fossero stati economicamente vantaggiosi, finivano per definizione per travolgere la democrazia. Tutto questo è avvenuto e il neoliberismo ha trovato per la prima volta un ordinamento giuridico tecnicamente concepito per distruggere gli stati nazionali attraverso le spoliazioni di sovranità fondamentali che impediscono al paese ogni potere di spesa. L'Europa si è presa la sovranità monetaria ed economica e impone tecnicamente allo Stato di autocancellarsi. La riforma oggi che fa Renzi in Italia non la fa per se stesso, non è un uomo solo al comando Matteo Renzi, la fa semplicemente per eseguire gli ordini che arrivano da Bruxelles, che sono soltanto quelli di rendere l'Italia molto rapida nel processo legislativo affinché possa adempiere rapidamente a ogni tipo di diktat che ci arriva. Lo scopo è abbattere la Costituzione del 48, perché come indicato nei rapporti ad esempio della stessa JP Morgan e di altre grandi corporation, viene indicato come un ostacolo insormontabile al loro potere. Tutto qua. Per cui oggi la sinistra che cosa deve capire, secondo me? La sinistra deve capire chi è il nemico, identificarlo, perché se non si capisce a questo punto che il problema di destra, di fascismo eccetera è superato, non è più questo il problema, che il problema non è la Lega, non è altro, non ci sono questi altri problemi, non si capisce che il problema è solo ed esclusivamente il vincolo esterno europeo, la dittatura finanziaria globale, noi non usciamo. Purtroppo spesso la gente non sa neppure alcune cose banali che si leggono ai trattati, che sono di una violenza verbale che dovrebbero determinare l'immediata cancellazione. Ad esempio, una cosa banalissima, l'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che mette la stabilità dei prezzi per norma prima del benessere e della pace, perché è scritto nero su bianco sui trattati. Trattati che prevedono come unico valore la competitività, che cancellano l'intervento dello Stato, trattati che ti dicono che le pensioni si pagano se non sono soldi. Zagrebelsky, recentemente, con un intervento finalmente importante per un ex giudice, e non solo il giudice, lui era stato presidente della Corte Costituzionale, ci ha ricordato che gli stati oggi possono fallire semplicemente perché si è confuso diritto pubblico e diritto privato, perché lo Stato ha ceduto la propria sovranità monetaria. Solo per questo lo Stato può fallire, perché lo Stato può essere ricco o povero, o meglio, possiamo essere ricchi o poveri noi, in base alle nostre capacità di lavoro, produttive, di creare risorse, ma lo Stato è sempre solvibile. In nome di un'emergenza l'Europa oggi ci sta distruggendo. Io, anche nel mio libro, Il tramonto della democrazia, ho messo in copertina una frase di Mario Monti, con cui chiudo, che sintetizza il disegno europeo, in cui si ricorda come le crisi e le gravi crisi, innescate dalle regole imposte dai trattati europei, sono lo strumento per obbligarci a cedere sovranità, perché è in atto una crisi visibile e conclamata, e a quel punto il popolo accetta di fare le riforme. Questo è lo scopo di fondo. Quindi o la sinistra parla di questo, e ad oggi mi permetto di dire che l'unico che a sinistra parla di questo normalmente è Marco Rizzo in questo momento, candidato a Torino. Se la sinistra non capisce questo, diventa funzionale al capitale, come funzionale oggi purtroppo il Movimento 5 Stelle, che vuole fare il referendum per uscire dall'euro, che significa un suicidio totale, perché chiaramente lo faremo nella stessa condizione in cui ha operato Syriza in Grecia. E quindi dobbiamo assolutamente capire chi è il nemico e creare a questo punto una forza che sia trasversale, che non guardi più alle divisioni del passato e che punti assolutamente a riportare il nostro Stato nell'ambito di legalità della Costituzione del 48,
che oggi è assolutamente cancellata e che tra poco, con il processo eversivo iniziato da Renzi, sparirà definitivamente. Grazie. Interessante, se posso dire una cosa, perché Besostri ovviamente è un autentico democratico ed è innamorato di un concetto di Europa, però purtroppo non è quello che è. Io volevo leggervi velocissimamente tre citazioni, poi voglio vedere se qualcuno di voi mi sa dirmi da dove vengono fuori. Ve le leggo velocemente. Il popolo ha sì alcuni bisogni fondamentali da soddisfare, ma non sa con precisione cosa volere e cosa fare. Nell'epoca rivoluzionaria la prassi democratica fallisce clamorosamente. I democratici non rifuggono per principio dalla violenza, ma la vogliono adoperare solo quando la maggioranza sia convinta della sua indispensabilità. Sono perciò dirigenti adatti solo alle epoche di ordinaria amministrazione. Che testo è questo? Questo è il manifesto di Ventotene. Cioè l'equivoco, secondo me, perché Besostri è un vero democratico, abbiamo già avuto modo di parlare al telefono di questa cosa, cioè io sono ovviamente estremamente critico verso l'Europa, perché questa Europa ormai non è riformabile, perché questa Europa è un progetto neoliberista. Il problema è che le radici si sono confuse e fuse in una perdita di memoria storica legata al fatto che ci siamo innamorati di un progetto e non ci siamo accorti quando questo progetto ci ha tradito. E Besostri è stato tra i primi che per poco non è riuscito a fermare questa deriva dittatoriale dell'UE, perché con la causa del Porcellum è stato un passo da obbligare lo scioglimento delle Camere, che a quel punto, rielette col proporzionale, non avrebbero potuto proseguire nel disegno europeo. Purtroppo è fallito perché la Corte Costituzionale, ormai politicizzata, ha salvato il Parlamento. E questo lo sappiamo. Certamente con Amato entrato poco tempo prima, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Il problema però che si è partito da questo concetto, perché Ventotene, per carità, a livello di modello sociale, sono prima a dire che è quello costituzionale, cioè un modello sociale ed economico che non prevedeva comunque il trionfo del modello neoliberista, però il modo per arrivarci era una dittatura, esattamente come codificato all'interno dei rapporti della Commissione Trilaterale, come Crisis of Democracy, in cui si dice esattamente quello che viviamo oggi, cioè tenere le democrazie e i popoli in apnea economica al fine che ci sia disaffezione verso la politica perché il potere finanziario possa continuare ad imperare. E allora a questo punto l'unica soluzione è riprenderci la sovranità in maniera costituzionale, cioè la sovranità che riguarda il nostro ambito interno ma limitata al fronte esterno, affinché i rapporti internazionali siano uniformati ai principi di solidarietà politica, economica e sociale. In futuro poi sarà possibile andare dove io condivido quello che dice Besostri, per inciso, lo condivido, perché in futuro sarà naturale un'integrazione maggiore, ma non può essere fatta oggi e soprattutto non può essere fatta dopo queste politiche che hanno diviso enormemente i popoli europei, che oggi sono quasi sul punto di spararsi di nuovo, a causa nuovamente del neoliberismo.